17 agosto 2024, siamo in Val d'Oten nel tentativo nuovo della Forcella Antelao con Edoardo e Diego. Siamo andati due volte, o tre, non mi ricordo bene, a fare quella riapertura, chiamiamola così, del sentiero del... Sapendo un po' come era il personaggio, più giù c'era quel capito, e se è giusto sbagliarsi, io non lo so, quindi non ho fatto la parte delle cose che intenziamo. Quota 1680 a 100 metri dal punto in cui mi sono fermato, o meglio dal punto in cui mi sono caduto un anno fa, e qui la via sembra ancora agevole. Vediamo tra poco come sarà. Sì, sì, è quello. Dovrebbe essere quello. Anche perché anche a destra, vedi che è liscio. Vedi la cresta dei baranchi? Esatto. Eccolo lì. Dovrebbe essere il punto in cui mi sono fermato l'anno scorso. C'è acqua? Non c'è acqua? Beh, meglio. Ecco il baratro che vedevo, cioè vedevo il... non vedevo sotto. Ma anche se tu fossi arrivato là, un minuto di qua. Eh no! Per lui comunque andare di là, perché qua se c'è l'acqua come fai a fare sto tratto? Un po' di acqua c'è però qua.
Voi siete venuti su da di qua o su queste? Dritto sulla targa, qui a non era così semplice, dai. No, con l'acqua no. Secondo me bisognava, con l'acqua venendo giù, prenderla più a sinistra. Perché questo pezzo effettivamente... Cioè, nel posto giusto dove non ti faccio arrivare giù. Mi serve qualche moschettone, qualcosa. Guarda, ti passo il friend che è scomparso. Gattoni. Ci siamo! Arrivo! Posso tenermi? Sì. Vuoi che mogliamo un po' di corda? Vediamo. Ok. Fatto. Recupera un po', grande. Plastica, la Giorgia veramente farà questa in A25, è un formato enorme, ti toccherà cambiare casa per metterlo.
Ok, aspetta che passo. Dammi un po' di corda. Ok. Recupera pure. Ci sono, aspetta. Ok. Ci sei? Madonna qua. Oddio, si è staccato l'invio qua. Vengo su. Questo qua sotto. Questo qui, l'accordino qua. Ma quello poi sì, mettetelo al collo, me la porti su. Ok. Sì, per il punto tanto dietro faccio la dritta, non c'è problema. L'avevo messo per me, giusto per uscire, capito? Ok. Metto a posto. Madonna. Oddio, ho perso la piglia. Ok, un buon filo e buono in mezzo. Ok. Non proprio banale. Aspetta. Ok. Allora se mi puoi passare dietro ti sleghi perché... Ah, ok, ok. Devo prendere una cosa di Diego per qua. Okay. Dimmi quando sto. Tu sei già in tiro, Diego? Ti recupero corda, eh. Vieni pure. Sì, insomma, se fossi rimasto, cioè, se non fossi caduto là, lì sono caduto. Ah, sopra sei caduto. Lì sono caduto. Okay. Cioè, qua non ce la facevo comunque. Qua senza corda non vai giù, o fai una doppia, ma non... No, no, qua. Cavolo, io non mi fiderei. Mi venivano a prendere qua, se non era lì, era qua. Ma ti dico, se qua vai a piedi, stai un po' attento, secondo me prendi quella cengia curva e... Di là, esatto. Ti guardavo prima. Certo che devi stare attento, perché se ti parte il piede vai giù. Sì. Là quel metro là non è proprio... No, facile. Infatti. Me l'ero snasata io da solo. Sì, beh, da solo te, non so come hai fatto, cazzo. Grande un po' di coraggio, no, no, grande, grande, basta. Sì, non so quanto tenere. Sì o no? Sì o no? Facile un'altra roba. Faccio un'altra roba. Quello lì è difficile. Questa cosa qui, sicuramente, messo il piede là. Sì. È appoggiata, ma non si inchina niente. Con l'acqua da ridere. Vista dall'alto, non mica tanto da ridere. No, con l'acqua direi proprio... Per Paolo devi farmi una foto a sto punto, se no... Sì, ma infatti video lo sto facendo, aspetta, no, perché video lo sto facendo, adesso ti faccio anche la foto. E anche qui comunque. Ed eccomi qui, esattamente in corrispondenza del luogo che mi ha salvato lo scorso anno. Nella mia mente l'ascesa in questo punto è ancora più difficile dell'insidioso masso appoggiato sulla roccia liscia e senza appigli appena superato. La mia concentrazione è tutta su quel nodo a 8 ripassato per evitare che riemergano brutti ricordi.
In questo frame è riassunta l'intera disavventura dello scorso anno. La freccia rossa identifica il punto in cui sono arrivato, da cui ho notato lo spiazzo agevole per poter proseguire la discesa. Freccia gialla, dove infatti oggi mi attendono Diego ed Edoardo. Le linee blu indicano la caduta una volta perso l'appiglio sulla roccia e lo scivolamento fino al catino roccioso che mi ha salvato 4-5 metri più sotto. Poi una zampa. Ok. Ecco. E boia can. Anche a massa. Sai Diego, io non so più. Voi rapido il dolore. Voi a casa. No, io non ti cane freddo. Voi a casa. Ok, allora come prima. Com'è l'otto? Perfetto. Boh, logico. Boh, posto. Ah, rimane legato ormai. Ah, ok. Sì, perché facciamo questo pezzettino che secondo me non è proprio banale. Se vuoi di riprendermi con lui. Certo. Ecco qua il punto in cui ero caduto scorso anno. Bello. Ma perché mi devo infognare ogni volta? E andare qua, no? Cioè. Non è male, però è lì come prima, anche perché c'è tutto fuori. Tanto un muschio anche. Non hai mani. Lo so che sono ripetitivo, ma e se mi mandi la cosa? Sali a destra? Sì, salgo a destra. Ma secondo me ce la faccio, però. Così non è mica male, però. Però c'è qua un attimo scivolare. Fammi un otto prima della sbavatura. scusa. Ascolta, se vuoi che io rendo un po' più emozionante il tutto, potrei, vedi quelle due rocce là? Posso andare lì, posso vedere se riesco a muoverle. Va bene, se vuoi. Per fare un po' di rumore in sì, 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 sì. Quota 1.900 quasi. Ancora 250 metri di dislivello per arrivare in forcella. Qui siamo sulla parte tra virgolette facile, però tira da morire. Mamma mia, che soddisfazione, che soddisfazione.
Infatti qua, sì sì. Continuo di qua, non sono mica riuscito. Infatti. Sì, infatti. Ah, ma continuo di qua. Casomai ti chiamo. Ed ecco, Forcella Antelao. Raggiunta un anno dopo. Grazie a Edoardo e Diego. Spettacolo. Che spettacolo. Super soddisfazione. Non ce l'avrei mai fatta da solo. Evviva! Qua c'è un super massone, lo provo a passare ancora a destra. Ah sì? Ma tra i due massoni? Ah. Non è altino? No, come prima, ma più facile, qua è tutto appigliato. Se vuoi ti siedi qua con le gambe di qua, mi passi i bastoni. Da. Sassi incastrati e qui c'hai dei bei appoggi, anche il bordo sta un attimo bene. Ecco destra, ora. Ed eccoci tornati ai piani dell'Antelao.
spettacolare avventura, questa volta il tentativo è riuscito al 100%. Eccoci tornati al bar La Pineta. Questa volta il tentativo alla forcella Antelao è andato a buon fine. Grazie mille Diego e grazie mille Edoardo. E alla prossima!